Amici di Telidea, buonasera a tutti, ben ritrovati dallo stadio di Bastia, lo stadio intitolato a Carlo degli Esposti, stadio bellissimo, terreno in perfettissime condizioni. Stavolta prova il secondo cross, schizza dall'altra parte dove c'è Benedetti Giacomo, cerca di far fuori l'uomo di sinistro, la mette nel mezzo, bravissimo il centrale, botta di Simeone da 20 metri, 22 metri, grande botta di Simeone esattamente al un destro favoloso al nono minuto del primo tempo. Bella l'inserzione per il numero 9 Benedetti Lorenzo, Lorenzo profondo, non lo so che succede, rigore, non lo so che succede, rigore. Sì, è rigore, ma è stata la velocità pazzesca di questo giocatore che ha una palla che a me sinceramente mi sembrava troppo profonda. Lui non si è fermato, ha seguitato la corsa, ha anticipato con la punta il portiere e si tratta del numero 7, Giustarini. Fischio dell'arbitro, destro, spiazzato il portiere, secco. Spiazzato secco il portiere, 1-0 per la Pianese, rete Benedetti Lorenzo numero 9 con una freddezza bellissima, portiere da una parte e pallone dall'altra, 1-0 al 19esimo. Bura che entra in aria, bella la palla nel mezzo di Bura, taglia tutto all'area, nessuno la tocca, schizza dall'altra palla in parte in fallo laterale, Catanese. La mette nel mezzo, grande la parata di Lillacci su un tocco rabbioso, furbo di Giustarini con l'esterno del piede. Lillacci distinto ha messo la palla fuori dal quadro, 45esimo, occasionissima per il raddoppio della Pianese. Tutto è pronto, Pelletti fischia, crea. Destro, bello nel mezzo, che lavoro, grandissima l'occasione per la Pianese, una palla che ha attraversato tutta l'area piccola. Palla del numero 8, Boldini, arrosto, un arrosto difensivo totale, non ho visto che ha fatto gomma, ve lo dirò subito, si tratta del numero 6, sì, il numero 6. Bagnai, e ancora Bianchi la mette nel mezzo, troppo bassa, alla riconquista del pallone Gagliardi di testa, in avanti, la palla è un po' di confusione, prova a venire in avanti Simeoni, rimasta a terra un giocatore della Pianese, mi sembra Catanese, il medico dottor Massarelli sta entrando in campo. Grande Catanese, bravo, bravissimo, speriamo che non sia nulla di grave. Il signor Pelletti decide che basta con le ostilità qui dallo stadio Carlo degli Esposti di Bastia Umbra. È tutto, un abbraccio da Mauro Rubani e da Moriano Micheli. A voi tutti, buonasera. Ai microfoni di Teledea il mister della Pianese Bacci Roberto, che oggi era in panchina al posto dello squalificato, il cattivissimo Marco Masi, che domenica è stato allontanato. La prima domanda che gli fa è quella di Catanese, come sta Catanese, che problemi ha, speriamo non gravi. E poi volevo capire la differenza fra il primo e il secondo tempo della formazione della Pianese. Per quanto riguarda Catanese, ecco, è stato portato all'ospedale perché insomma c'è un taglio in testa, quindi speriamo insomma non sia niente di grave. Noi l'abbiamo visto uscire, l'ha portato via l'ambulanza, quindi ecco, non sappiamo niente di preciso. Solo un taglietto. Speriamo, insomma, speriamo, ecco, speriamo di sì. Per quanto riguarda la differenza, siamo partiti poi a fatica al secondo tempo, non si sa perché, perché ecco, al primo tempo abbiamo fatto una grande gara, i ragazzi hanno giocato, hanno meritato il vantaggio. E poi dopo il secondo tempo siamo entrati, ci siamo un po' abbassati, abbiamo fatto fatica su questa palla da fermo e poi dispiace perché da lì in poi la squadra ha ricominciato a macinare, voleva vincere, ha cercato di riattaccare, quindi dispiace solamente
aver concesso a loro quei 20 minuti che purtroppo ci sono costati il pareggio. Sì, infatti è stato, cioè, un primo tempo a me è piaciuto tantissimo, nel senso che tenuta palla, molta calma, tranquillità. Poi c'è stato questo quarto d'ora, forse il sole basso, ho preso quel gol strano e la Pianese si è un po' persa. No, dispiace perché ecco, i ragazzi meritavano veramente la vittoria e qualcosa di più. E ripeto, insomma, siamo rammaricati perché insomma, per come abbiamo impostato la partita, per come hanno giocato, ecco, dobbiamo rammaricarci perché veramente potevamo portare in fondo con più attenzione, con ancora più quell'entusiasmo, quella carica che abbiamo dimostrato al primo tempo. Se lo facciamo al secondo, sicuramente la partita era nostra. Il mister Marco Bonura, mister del Bastia, che ho visto nel secondo tempo scatenatissimo nella panchina, forse è stato questo verve che ha frustato i propri ragazzi e l'ha rimessa in pista, perché un primo tempo vi ho visto molto impauriti. Primo tempo eravamo troppo timorosi e abbiamo avuto poco coraggio, quindi eravamo, ho detto, un po' bassi con la linea di con la baricentro, diciamo. Loro sapevo che avevano un grande palleggio, questo fraseggio corto tra le linee, che sono bravi. Devo dire che la Pianese è una gran bella squadra, una delle più belle squadre che ho visto fino adesso. E niente, però non abbiamo dato grossa occasione a fuori del rigore e della situazione a fine primo tempo, che abbiamo rischiato di prendere 2-0. Però devo dire, secondo tempo invece ho chiesto ai ragazzi un altro piglio, di essere un po' più... Ha obbligato i ragazzi. Sì, perché tanto 1-0, 2-0, 3-0, quindi ha detto giochiamocela a viso aperto, attacchiamo gli alti. E devo dire che al secondo tempo penso che abbiamo meritato il pareggio, quindi un tempo per uno, penso che il pareggio sia giusto. Mister della Pianese Marco Masi, che oggi era stato squalificato, abbiamo sentito ora le parole di Bacci. Ho visto un primo tempo eccezionale, molta tranquillità, molta gestione della palla, abbastanza tranquilli come una squadra superiore. Poi c'è stato un quarto d'ora, 20 minuti nel secondo tempo, dove c'è stato un po' di confusione. No, oggi secondo me abbiamo fatto la peggio partita di quest'anno, in senso assoluto, comprese amichevoli, e Coppa Italia e tutto. Non c'è stata intensità, non abbiamo avuto idee, siamo stati lenti, impacciati. Una prestazione che mi lascia... L'amaro in bocca? No, l'amaro in bocca mi preoccupa perché ora abbiamo un periodo duro e quindi è stata una prestazione secondo me senza personalità, con poca intensità. Mercoledì prossimo un'altra trasferta? Sì, anche in funzione di questo mi lascia un po', una prestazione mi lascia perplesso perché non abbiamo dato personalità, non abbiamo avuto intensità, siamo stati impacciati nella gestione della palla, siamo stati anche lunghi in certi momenti, poco lucidi. Sarà da analizzarla bene questa partita perché non mi è piaciuta per niente. Ecco. E pochi giorni per rimettere in moto la macchina? Sì, ma i pochi giorni lasciano il tempo che trovano, bisogna capire perché è venuta fuori una prestazione del genere e vedere se possiamo porre rimedio. Abbiamo alcuni giocatori che importanti che per noi, che ora stanno lavorando male. E non sono in condizioni? No, se eravamo in condizioni una settimana fa... c'è da capire bene se magari il campo, abituati sul sintetico da un periodo a questa parte, abbiamo sempre giocato sul sintetico, quindi ci può avere un attimo, però siamo stati impacciati anche nella gestione della palla, nei movimenti, anche lenti nelle idee, questo andrà capito.